Una vittoria della grinta, una vittoria del carattere. Sì, sapevamo che loro stavano meglio sia mentalmente che fisicamente, avendo anche riposato domenica. Noi poi, dopo quella batosta che abbiamo preso a Novara, diciamo che abbiamo avuto i primi 2 o 3 giorni della settimana dove stavamo veramente a pezzi, ma tra di noi ci siamo detti che doveva prevalere qualcosa anche a livello umano. E oggi sapevamo che sarebbe stato difficile, loro palleggiano bene, quindi ti costringono anche a correre. Poi l'abbiamo messa anche sul piano dell'orgoglio, della grinta, come hai detto te. Siamo stati bravi poi a rimetterla in piedi 2 volte, alla fine vincerla con sempre cattiveria. E abbiamo cercato anche di manovrare, nonostante il campo era scivoloso. L'importante comunque era arrivare in finale dei playoff con la regione adesso. Anche perché si è giocato in un ambiente surreale, c'è stato questo protesta silenziosa da parte del cuore del tifo giallo-blu, insomma, per ritornare a portare i tifosi dalla vostra parte, probabilmente questo successo servirà. Sì, noi sappiamo quanti sacrifici hanno fatto durante l'anno i tifosi per noi, cioè, è evidente tutti gli sbattimenti che si sono fatti, coreografie, trasferte lontane, anche a Novara domenica che sono venuti in 4.000 e hanno scelto di fare questa protesta. Si vede comunque quanto ci hanno tenuto a noi, alla società, alla città di Modena. Come hai detto te, l'unico modo per riconquistare la loro fiducia è quella di fare il risultato in campo. Alla fine il campo è l'unica cosa che parla per noi. Oggi ce l'abbiamo fatta e adesso quella partita più importante, l'ultima, è quella di domenica, sia perché è un derby, sia perché può valere la vittoria per i playoff. Marverti ha cambiato tante cose a livello tattico, siete stati bravi a farvi trovare pronti, poi Unduka hai cambiato almeno un paio di posizioni sul campo. Sì, siamo partiti con 2 in mezzo al campo, Petta e Mario, e io sono partito esterno di sinistra, un ruolo che ho fatto poche volte, ma l'avevo già fatto anche a Pavia, e quindi poi nel corso della gara, visto che arrivavano pochi palloni in mezzo, ho cercato di invertire me e Montella, e poi nel secondo tempo mi ha messo nel mio ruolo di mezzala, però noi facciamo quello che ci chiede il mister, siamo a sua disposizione nonostante comunque è arrivato da poco e ci conosce poco. Però pur di vincere, di cercare di far bene tutto, cerchiamo di ascoltarlo, di ascoltarci tra di noi. Noi giovani ascoltare quelli più vecchi, che hanno più esperienza, soprattutto in ambienti come questi che sono tosti, cercando appunto di portare a casa quella vittoria alla fine. Adesso c'è lo sprint finale per cercare di entrare da questa porta di servizio ed un eventuale ripescaggio, però bisogna provarci. Sì, è l'ultima opportunità, adesso cerchiamo di recuperare le energie fisiche e mentali, anche perché abbiamo speso tanto domenica scorsa e i 120 minuti adesso sono, comunque si fanno sentire a metà maggio, fine stagione. Ricarichi alle pile, adesso cerchiamo di arrivare carichi al derby.